Salve a tutti ragazzi, sono Cerbrolesso e vi do il benvenuto in questo nuovo video di Fallout. Come potete notare c'è qualche piccolo miglioramento grafico. Sicuramente innanzitutto potrete notare che sto registrando tutto schermo. E sì, diciamo che le texture sono leggermente migliorate, anche se non troppo. E finalmente abbiamo anche la luce che filtra attraverso gli oggetti. Ma che ficata! Come è stato reso possibile tutto ciò? Beh, se avete visto il mio video sulla recensione della mod, più che recensione sulla guida della mod per come poter fixare Fallout, potrete vedere come applico tutte queste belle cose, questi bei cambiamenti. Mi sono portato avanti con le costruzioni, come vi avevo già detto nello scorso video, che mi sarei portato avanti off camera con le costruzioni. Infatti ho costruito un piccolo muro perimetrale intorno alla base. Intorno alla base, come cazzo l'ho detto. E qua penso che sia l'unico punto, sì, infatti, che non ho chiuso bene. E ecco qua. Così non dovrebbero riuscire a passare. Beh, tanto diciamo i nemici non saltano, quindi lo pigliano in culo se ci provano. Non deve essere piacevole, no. Allora, ho fatto questo piccolo muro perimetrale intorno alla base. Come potete vedere anche qua c'è tutto il muro. Ho messo altri appostamenti. Uno qua, un altro qua. E qua ancora non ho costruito il muro perché tutte queste macerie saranno da rimuovere. Però aspetto a rimuoverle perché vorrei avere un po' più di materiali. Non vorrei iniziare e avviare costruzioni infinite che non riesco a portare a termine per mancanza di materiali. Quindi andremo a recuperarne un po' e poi semmai inizierò a fare qualche costruzione un pochino più complessa. Semmai comunque sia il recupero delle risorse le farò anche off camera, così non farò soltanto episodi dove andiamo a prendere le cose per costruire. Anche qua ho costruito un altro cancello che dà sulla... Che cazzo? Sì, da quando in qua i cani aprono i cancelli? Vedete perché non lo voglio tenere con me? Fa casino e basta, sto rincoglionito. Comunque, ho costruito un cancello anche che dà là sulla zona del vault. E voi direte, giustamente, perché ha costruito un cancello che dà sulla zona del vault? Non c'è niente qua dietro? No, perché l'ultima volta che ci ho giocato, i predoni mi erano spawnati proprio in questa zona e mi hanno rotto i coglioni. Quindi ho deciso che avrei chiuso tutta la base, circondandola con le mura. Anche perché è un pochino più... Ma poi non più scena, diciamo. Allora, oggi cosa andremo a fare di bello? Guarda, guarda com'è contento lui di andare a intraprendere le missioni di oggi, eh? Missione tra virgolette, perché sarà più un andare a cercare le risorse per le costruzioni, esplorare un po'. E voi vi chiederete, com'è che si recuperano le risorse in Fallout? Beh, non la voglio, la cerba! Ma va a cacare! Tong! E via, giù così. Pam! La tua sorella! Becca, mio, tutto mio, prendi tutto, dogmeat. Ecco, questo è il modo in cui si recuperano le risorse in Fallout. Allora, prima di partire per la magica avventura, vi volevo far vedere una cosa che non so se tutti conoscono o meno. A parte che qua c'erano due cespugli di frutta che mi sono inculato così e via, e potevo utilizzare l'ultima volta per velocizzare i tempi della missione, ma me l'ero dimenticato. C'è questo piccolo dispensa interrata, vabbè, questo piccolo rifugio. Ecco qua, al suo interno troviamo un bel po' di roba che io ora mi inculerò tutta, anche il badile. Che c'ha scritto pala? Ok, vabbè. Prenderò tutto quanto perché a noi ci serve veramente di tutto per poter riciclare materiali, come vi ho detto l'ultima volta, per poter costruire. Ok, questo. Ah, cassaforte media, ok. No, sì. Ok, cosa abbiamo? Fantastico. Mi prendo tutto, mi prendo tutto. Ecco, che cazzo ho fatto. Ok, benissimo, appena finito di depositare tutto possiamo partire per l'avventura. Vediamo un po' la mappa dove ci consiglia. Da nessuna cazzo di parte. Molto bene. Oh, questa cosa? Che? Io sinceramente non vorrei andare a fare altre missioni. Andiamo totalmente alla scazzo a esplorare un pochino, giusto per recuperare qualche risorsa. Guarda mamma che bello, vado all'avventura. Anzi no ragazzi, appena cambiato idea, andiamo a fare la missione quello per aiutare il colon, che è una missione secondaria. Ho cambiato idea perché giustamente mi è venuto in mente che questa missione secondaria, perché ovviamente quando ho giocato io ho fatto principalmente, come vi ho detto, soltanto missioni secondarie, portava, se non sbaglio, un altro edificio dove ci sono predoni, stronzi e roba varia. Quindi tanto vale la pena
fare tutt'uno, nel senso andare a recuperare le risorse e fare anche una missione secondaria, almeno così facciamo un po' di tutto. Ok, si sentono degli spari in lontananza. Allora, io non mi ricordo come Cristiano Ronaldo si attivava lo SPAV. SPAV? SPAV! T, G, F. No. Q. Quei momenti in cui non ti ricordi nemmeno i comandi di gioco. Torna indietro. R. Per ricaricare. SPAV. Davvero. Posso impostarli? Vabbè, dai, teniamoci R per il momento e vaffanculo. Ok. Mi dice che non riesce ad attivarlo. Si sente questo rumorino, tipo qualcosa che casca per terra, tipo una monetina. Ecco, ora non lo fa più, quindi la cosa mi preoccupa. Cerva radioattiva, vabbè. Vabbè. Oh, ma quello è un elicottero. Bene, bene, ne abbiamo un'altra armatura atomica. In questo gioco ci faremo la collezione di armature atomiche. Anche se tanto, sinceramente, non è che mi servano molto ora come ora. Anche perché sono una persona molto tirchia, non voglio spendere troppi nuclei energetici per niente. Allora. Non la voglio, la cerba! Oh, ah, cane d'assalto. E non la voglio, la cerba! Preda. Fa proprio cacare sta cerba. Predone o cane? Cane o predone? Aspetta. Non lo vedo già più! Zona satellitare USA Foliva. Oliva alla scolana. Che cazzo è stato? Tua sorella? Eccolo, 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 eccolo. Stai fermo. Tang! E via, giù così. Ricarica? Oh, ok. E dai, vieni fuori. Ma va a cacare! Aspetta, ritorno subito a prendere le cose. Però prima voglio cercare la tipa. Mi sono spezzata la caviglia. Dove cazzo è andata? Aia! Ma vaffanculo, vai. Quindi è il momento di ripulire un po' la zona. E ok, acqua sporca, accendino, jet. Cane, non compenetrare nelle altre mesh. Porca puttana. E ok, ragazzi, erano abbastanza dei barboni, non avevano nulla. Però qua c'è una porticciuola. Andiamo a vedere cosa contiene. Ok. Vorrei cambiare arma perché questa è abbastanza forte, ma non voglio finirne subito i proiettili. Quindi prendiamo la nostra 9 mm. 10. Ce l'ha più lunga lui, vabbè. Allora. Ok, allora ci sono le trappole. Il che non mi piace. Secondo me c'è gente. Allora, qua che cosa c'abbiamo? Un cannello. Tanta altra bella roba da dover rubare. Cosa? Porca puttana! No, 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 aspetta, aspetta, tu non hai visto niente. Tu non hai visto niente. Tu non hai visto niente. Dove cazzo sei andato? La tua sorella! Certo, anche loro del tipo, se ora trova il cadavere di questo e non dice nulla, proprio demente, eh. Allora, qua. Ci deve essere un terminale da qualche parte. Un terminale da qualche parte. Questo terminale da qualche parte? Ve la salto questa parte, ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Registro di accettazione che è? Ok, qui ci sono soltanto dei nomi. Resoconto giornaliero. Beh, qui non c'è scritto niente che riguarda solo la manutenzione. Vabbè, apri la stanza delle informazioni. Andiamo a vedere cosa c'è nella stanza delle informazioni. Un nome, un programma. Allora, mini nuke buono. Che è? E che è tutta sta musica sontuosa? Allora, munizioni, buono. Qua abbiamo un'altra cassaforte. Mio, 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 tutto mio, 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 mio. Prendi tutto, Dogmeat. E qua che abbiamo di bello? Baule, munizioni, 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 granata, bottiglia, ammoina, revolver. Tutta roba buona, ma. Cioè, fino a un certo punto. Ah, eccolo qua, le informazioni segrete. Manuale operazioni segrete. Eccellente. Hai trovato un numero? È più difficile individuarti, non te giri furtivamente. Buono. Ok, sostanzialmente a parte questo e un sacco di altra roba non c'era nient'altro. Un sacco di altra roba intendo materiale, munizioni e armette. Così, diciamo. Allora, vediamo chi abbiamo qua. Un sacco di stronzi. In realtà ne vedo una sola. Che io quasi quasi ammazzerei volentieri. Ah,
Volevi scappare. Becca. È andata giù. E gli altri non si fanno tante domande quando sentono il rumore di una pistola, vero? D'accordo. Va bene. Tanto prendo una bella spazzola alla moda. Eccolo. Merdaccia. Ah, in culo. Oh. Che cazzo di cane sei? Gli ha fatto saltare via la testa con un morso. Fucile a doppio cano. Vabbè, io prendo tutte queste armi perché poi spero di sbloccare presto l'abilità per smontarle tutte e riciclarle. Almeno farò un zaggo di materiali. Qua abbiamo scatola di sostanze. No, no, no. Quasi, volevi. No. Ecco qua. Ottimo. Bello sforzo. Per due cose. Veramente. No, 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 no. Tu non mi hai visto, tu non mi hai visto. Andare a giro col Pip-Boy acceso non era una buona idea. Rumori. Solo rumori. È solo con la tua bella testolina che... Ma torna... PAM! Non c'è più. Porca la puttana. C'è porca qualcuno? La puttana. Stavo semplicemente facendo il mio lavoro da netturbino. Prendendo la vostra spazzatura. C'erano diversi nemici di là. Io non credo che andremo a fare quella missione dai coloni, visto che ci sono così tanti stronzi qua a giro e così tanto da raccogliere. Penso che vedremo principalmente quello che c'è da offrirci questo posto. Ok, ora mi zotto il nucleo energetico e andatevene a fare in culo. Nucleo di fusione, scusate. Circuito di stampo militare, stampato militare, o quel cazzo c'era scritto qua. Manutenzione del satellite, stato offline. Voi vedete che non dovevo togliere quel troiaio? L'accesso alla rete del database è consentito solo al personale autorizzato. La tua sorella in carriola. Porca la puttana, porca la puttana. No, 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 io scherzavo. Scoprite dov'è. Porca puttana. E vabbè. Va bene. L'avete voluto voi? Porca puttana! Mi sa che Dogmeat ci è rimasto secco questo giro. Là ce n'è uno stronzo, dai, affacciati. Eccolo là. E muori. Porca la puttana! No, 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 no. Fammi prendere. Fammi curare con acqua purificata. E qualche steam pack. E vai! Corri! 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 Porca la puttanona. Ok. Peppe. Aspetta, no, qui ci vuole qualche cosa di meglio. Vieni qua. Fottiti. Tu sorella. Quando cazzo ha fatto il giro? Oh, bene. Godo. Godo. Quindi ce l'abbiamo fatta a seccarli tutti, a quanto pare. Spero, perché se veramente altri non hanno sentito questo macello e arrivano dopo, veramente sono... Non rincoglioniti di più. Allora vediamo questa. Come ce l'aveva lungo. Vabbè, questo me lo prendo io. Tanto ce ne faccio la collezione. Questo ma prendiamolo, dai, non ci costa niente. Yeah, un cucchiaino di plastica. Grazie. Ok ragazzi, mi sono leggermente pienato. Non posso più trasportare altro. Quindi Dogmeat, vieni qua, apri le fauci e portami oggetti. Bravo. Ha capito tutto. Ok, qua c'è una porta. Bene. E ok, salve. No, dovevi ricaricare l'arma, sinceramente. Te, buoni tutti. Quanto è grosso quello? Ma che è già seccato. Fottiti. Ma porca la miseria. Ok. Non me ne ero accorto. Li abbiamo steccati tutti, quindi? Minchia quanto eri grosso, figliolo caro. Che schifo. Ok, e questa valigiuetta con la luce dov'è? Sento uno stronzo. Affanculo. Allora, qua c'è una valigiuetta con la luce. Chiave della stanza di informazioni. Peccato che io l'ho già aperta. Vabbè ragazzi, ho praticamente esplorato tutto. Anzi, togliete il praticamente. Ho esplorato tutto e... Devo dire ci sei rimasto un po' di merda perché pensavo ci fosse più roba. Invece non è che ce ne fosse così tanta. Però vabbè, io direi di ritornare insieme al nostro amico, che cazzo ho colpito, insieme a Dogmeat a casa e andiamo a depositare il tutto ormai. Ok, ci siamo liberati di tutte le grandissime cazzate che avevamo con noi e direi a questo punto di avviarci dove c'è la nuova missione. Eccoci qua.
Bluff. Sì, ci siamo. Quella cosa laggiù non mi garba. Dobbiamo parlare con... Verso il conto delle vesciche. Lo so. Che dobbiamo parlare con te. Abbiamo già un commerciante che è passato, mi ha raccontato Uno per volta! Uno per volta! Zitto te! Con i Minutemen. Non sono qui per creare problemi, ma per aiutare. Sto con i Minutemen. Sei dei Minutemen? Non credevo nemmeno che esistessero. Abbiamo inviato una richiesta d'aiuto tramite un mercante di passaggio. Ma non credevo che sarebbe servita qualcosa. La maggior parte della gente non ha molta fiducia nei Minutemen. Di questi tempi dopo Quincy. Brutta storia quella. Vabbè, andiamo al sodico. Sì, al sodico. Andiamo al sodo. Qual è il problema? Posso fare qualcosa per aiutarti? Sì, e sono davvero felice che tu sia qui. C'è una banda di predoni che ci sta creando problemi da settimane. Vengono e rubano cibo e provviste, minacciando di ucciderci se non li paghiamo. Sappiamo da dove vengono, ma non possiamo affrontarli da soli. Unirsi ai Minutemen? Se elimino quei predoni, dopo vi unirete ai Minutemen. Ci penseremo senz'altro. La gente ormai è abituata a non poter contare su di voi. Non si possono cambiare le cose da un momento all'altro. Cioè, in un ambiente del genere parli anche di dover dubitare dell'aiuto dato da altre persone. Ma andate a fanculo, andate a quella vecchia del cavolo. Comunque ragazzi, questo è l'avamposto più stronzo per poterci costruire delle difese, se non mi ricordo male. C'ha dei confini molto, molto... C'ha dei confini molto, molto, molto ridotti. Quell'affare laggiù non può essere nemmeno rimosso. Quindi non so se sinceramente applicare una mod, perché so che c'è, ci dovrebbe essere se non sbaglio, una mod che elimina i confini di costruzione, puoi costruire dove caspita ti pare. Io intanto andrei anche ad aumentare il nostro livello, visto che abbiamo un altro punto. Ragazzi, io attiverei il riciclatore così possiamo iniziare a riprendere materiali dagli oggetti che non ci servono e possiamo riciclare, quindi... attiviamolo. Allora ragazzi, l'appuntamento di oggi si conclude qui. Mi dispiace non siamo potuti andare a fare questa missione secondaria. Andremo a vedere nella prossima puntata di che cosa si tratta. Purtroppo abbiamo trovato quest'altro posto da esplorare. Volevo farvi vedere principalmente l'esplorazione, quindi vi metterò questo video non integrale ma quasi. Quindi niente ragazzi, se il video è stato di vostro gradimento vi prego di lasciare un like, di commentare e soprattutto iscrivetevi. Io vi rimando al prossimo appuntamento di Fallout. Ciao!